D'Annunzio fu un condottiero, e adesso molto di ciò che fece ovviamente dipendeva da una forma peculiare di narcisismo, ma del resto tutti i condottieri sono un po' narcisisti. E nel caso di D'Annunzio magari questo narcisismo si è spinto un po' oltre, e il suo ruolo è stato quello di intercettare un certo tipo di insoddisfazione nello spirito nazionale italiano che stava nascendo proprio in quel periodo, siamo tra la prima guerra mondiale e il primo dopoguerra, e trasformarlo in un movimento politico. Si crea il movimento dei D'Annunziani, che fu qualcosa di straordinario. Poi di questo movimento oggi se ne fa un uso anche abbastanza diverso. Esiste un ampio archivio dell'Istituto Luce che contiene immagini del VAT, e così tante che alcune di quelle che abbiamo impiegato sono anche inedite, nel senso che negli anni 30, quando si diffuse l'uso della pellicola, D'Annunzio, che era ovviamente pioniere delle nuove tecnologie, iniziò ad accogliere persone al Vittoriale per mostrare questo capolavoro che stava sviluppando insieme all'architetto Maroni, e per questo esistevano. I materiali video che abbiamo trovato per D'Annunzio sono stati reperiti non solo in Europa ma anche in Nord America, anche in un archivio universitario nello stato dell'Indiana. E c'erano delle immagini di D'Annunzio che sale sulla Fiat, che scende dalla Fiat poi. E poi abbiamo trovato anche delle immagini, un'immagine sonora di D'Annunzio che a bordo di una nave declama il suo celebre Iaia Alala.